buongiorno a tutti, mi presento, sono Amelio Andrea, il prospettore del Ticino. E seguitemi su Instagram, TikTok, Facebook, e chi più ne ha più ne metta. Sto scherzando ragazzi, non sono solito a fare questi interventi, questi inizi così da, come si può dire, da esibizionisti. Tipo, venite che vi insegno io a cercare l'oro, seguitemi, iscrivetevi qua, iscrivetevi là. C'ha ragione Goldoro. A questo punto devo spezzare la lancia, la sua lancetta di Goldoro, la devo spezzare perché ha delle cose veramente molto interessanti. L'altro giorno si è lamentato praticamente che tutti gli youtuber fanno vedere la loro bella faccia in primo piano, questo risino bello, e poi fanno vedere anche le pagliuzze, quelle piccoline micro, ma ingigantite 100 volte per far vedere che loro trovano l'oro. C'ha ragione, non fate incazzare Goldoro, perché Goldoro, pensate che non lo vede. Goldoro vede tutto, cioè l'unica cosa che non vede è lui capisce tutto praticamente. Quando la gente prende per il culo che non dice la verità, che sono tutte fesserie, sì, fai vedere la solita pagliuzza e fai vedere sempre la tua faccia, e poi quando cammini fai tagli e dei video. Non bisogna fare i tagli, come dice Goldoro, c'è ragione, bisogna non far vedere la faccia prima cosa, poi non fare i tagli e dire sempre la verità, essere genuini come lui, perché lui praticamente è genuino, no? Tutte le attrezzature che fa sono tutte inventate da lui e logicamente non gli si può dire niente. Lui si accorge di tutto, però non si accorge che anche gli altri si accorgono, e noi ci accorgiamo che ci state rompendo i coglioni con queste cazzo di copie. Facciamo il salottino dell'oro e lui fa il salottino di Goldoro. Facciamo questo e facciamo quello e lui ci copia sempre tutto, anche il Dragonfly. Questo disegno con queste inclinazioni sono state inventate da me dopo mesi di studio. Non che un giorno mi sono svegliato, ho fatto l'inclinazione e ha funzionato, perché se tu le fai di diverse inclinazioni, queste tramogge non funzionano. Quindi, caro Goldoro, io spezzo una lancia a tuo favore per quello che hai detto, bisogna essere più genuini, ma anche tu cerca di essere un po' più genuino. Perché dopo 8 anni che mi copi, sinceramente, mi sono un po' rotto le balle. Sai cosa faccio? Sai cosa faccio, caro Goldoro? Ti copio la Viper. La faccio molto più bella, a due pezzi. La Viper. Viper TGD Gold. Così quello perlomeno non potrai copiarmela. Cioè non mi puoi copiare una tua creazione, no? L'hai fatta tu, quindi logicamente sono io questa volta ti copio la Viper, quindi capisci? Chi la fa l'aspetti. Comunque adesso andiamo avanti con questo nostro sistema che adesso vi faccio vedere. Siamo qua oggi sul Ticino, vi ho fatto un po' di prospezione, sono con la nostra mascotte e stiamo setacciando appunto questo materiale proprio raso, di modo che tiriamo su semplicemente il fine. Stiamo lavorando con un circuito chiuso, con la pompetta, circuito chiuso, due tubi che entrano nel Dragonfly e il gioco è fatto. Chiaramente questo discorso si può fare con delle vasche quando il materiale è abbastanza pulito e non pieno di radici, perché altrimenti si fa intasare direttamente il filtro e poi non ci devono essere logicamente perdite, perché altrimenti la vasca si svuota subito. Quindi c'ha ragione Goldoro. Per il momento c'ha ragione Goldoro con la sua Viper bellissima che adesso gliela proprio. Seguitemi su Instagram, TikTok, su Goldon e su Telegram, anche su Telegram, siamo lì anche su Telegram, dai, con la nuova Viper. Guarda che suoni, allora andiamo a scavare. Quindi adesso arrivati a un certo punto c'è
la possibilità che si intasano un po' le pompe, quindi ogni tanto bisogna andare a pulirle. Vedi, già si intasano. E anche questa vasca logicamente deve essere pulita dal materiale che va a depositarsi. Diciamo che è molto fine, quindi è molto semplice anche da togliere senza dover perdere l'acqua. Si va. Adesso in questo modo con una mano ve lo sto facendo vedere, però insomma, è un po' più semplice l'operazione. Ecco. Quindi si svuota e qua c'è tutta lo scarto della canolina e il materiale setacciato, che alla fine non disdegna un'occhiata per quanto riguarda magari corendoni o altre cose o altre pietre preziose. Comunque ragazzi, non fatemi arrabbiare a Goldoro, fate i video senza tagli possibilmente, senza mostrare le vostre faccioline simpatiche, soprattutto io, un po' di umiltà come dice Goldoro, e soprattutto non copiategli la viper. Cazzo, io. Come dice Antonio Albanese, il calabrese, cioè il calabrese di Antonio Albanese. Oh, finalmente è arrivata l'ombra, il sole è lassù, qui siamo sotto l'ombra con la vaschetta che tiene. Abbiamo riempito solo una vasca per il momento d'acqua e abbiamo già fatto 6 gabassi, quindi in teoria dovrebbe bastare per tutta la giornata quell'acqua lì. Male che vada, andiamo a prendere un altro secchio di quelli che c'è. Questo è lo scarto che abbiamo adesso lasciato dal secchiellino più piccolo interno, dove va a depositarsi quello che esce dalla canalina. Dice il mitico Riccardo che è serio, lui non guarda mai. Vuole fare l'oro, lui vuole fare l'oro. E alle prime armi, E adesso sta avendo un po' di esperienza con questi miei meccanismi illegali. Roba che si arrestano tutti se ci prendono. E l'acqua, abbiamo parlato del diavolo, e spuntano le corna, l'acqua comincia a mancare. Sì. Capito? Qua esce fuori, va a cadere qui, e però adesso sta già cominciando a mancare. Tanto granato, si vede, è tutta roba fine, e qui se la mangia come se fosse un formicone. Il formicone, guarda che formicone che c'è lì che mangia tutta strada. Questo è il Dragonfly, è sempre il doppio che avrai inventato da Amelio Andrea. Tutti gli altri sono copioni che sono privi di regolatore, perché fare il regolatore qua sotto non è facile, è difficile, bisogna saperlo fare. E quelli che vedete in giro a destra e a sinistra sono, guardate attentamente le pieghe e le due alette interne per così, e vedrete che sono precise. Quindi ricordatevi, questo qui primo prototipo del 2016 con la mia firma. Nel 2016 i ragazzi che girano adesso come The Gold One o tutte quelle altre gente lì del nord-est, che cazzo ne so, tutte copie, non sapevano neanche cosa fosse il Dragonfly, non sapevano neanche cosa fosse l'oro nel 2016, e adesso dicono che la tramoggia la fanno loro. Ho costruito la mia tramoggia, ma che cazzo hai costruito te? Hai costruito una minchia, tu copie. Però dai, ti voglio bene ugualmente, adesso vedrai con la beeper che fine farai te. Ti brucerà il peperoncino nel culo che non c'ha neanche idea. Faccio una viper, ok?
che è una meraviglia, la voglio fare la più bella di tutte, col silicone nero, quello che si rompe subito, perché attenzione, voi non sapete, che è silicone? È silicone, dura magari 10 anni, 20 anni. La gomma, dopo un anno, già in marcia, soprattutto se la lasci al sole, o se la lasci fuori la canalina, si piega e non si raddrizza più. Dovete fare una prova, tirate fuori quei tappetini neri della Shell, quello che volete, metteteli in borsa, tenetelo piegato un giorno e poi vedrete che avete rovinato il tappetino. Vabbè, cose che sa solo chi ha l'esperienza di fare determinate cose. Se non ce l'hai l'esperienza, è logico che prima ci passi, ci picchi la testa e poi capisci. Qua bisogna andare molto rasi perché c'è l'oro fine, quindi non bisogna fare delle buche enormi, altrimenti raccogliete solo sabbia. Lavorare in superficie viene fuori questo materiale qui, vedete, tutti ciottoli, ma tanto tanto granato, quindi ehi là, dove vai? C'è un concentrato di granato che è veramente enorme. Prendagli un occhio qua che non prende più, va. No, l'ho buttato via adesso. Intanto da un occhio per la zona lì, così come ci ha messi. Bisogna aprire un po' il Dragonfly perché la pompa ogni tanto si intasa, il flusso diminuisce e l'acqua non arriva a lavare il materiale, quindi è tutto un cablaggio continuo logicamente, e per via soprattutto del fatto che ci vorrebbe una retina per non far entrare questa robaccia che si trova nella terra, nella sabbia, e va a intasare le pompette, quindi un filtro che noi oggi ci siamo dimenticati. Dopo che avremo fatto questo raccolto andrò a fare la pulizia del concentrato con la Raptor, eccola qua. Qui la Viper, mi piace. Ragazzi, vi presento la Viper TGD Gold. Basta mettere dei bulloncini e il dispetto è fatto. Oh, abbiamo finito per oggi, abbiamo fatto una decina di gabassi giusto per valutare il potenziale e adesso andiamo a casa a mangiare, poi guardiamo il concentrato dopo nel pomeriggio, lo lavo, vi dico quanto abbiamo fatto, vediamo se poi vale la pena ritornare in questo angolino meraviglioso del Ticino. Sì, stacchiamo pure. Ah, ma non è ancora finita. No, no, ci manca un metro di gabasso. Allora abbiamo finito e io sto vedendo che qua c'è un dentino. Quando c'è il dentino c'è oro, ragazzi, quando c'è il dentino c'è oro. Cazzo, mi è scappato il dentino. Io se te l'è scappato via. Di oro se ne vede, ma così non si vede. Ci vediamo dopo con
la pulizia del concentrato. Riccardo saluta gli amici del Ticino. Ciao a tutti, sono il Ticino Gold Digger. Ciao ragazzi.